Ciao ragazze e ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Daniele Danzu e oggi siamo in un nuovo episodio del gameplay dedicato a The Sims 4 ragazzi e siamo con la famiglia Vimes barra Lopez per la piccola Laila barra Wright per Jean e Sean. Richard ragazzi è già alla sua seconda trasformazione e perché ragazzi, ulula al branco. Abbiamo ricevuto una brutta notizia, ve la faccio vedere raga. Ciao Jean, chiamo per comunicarti che Artie Vimes, tuo intimo amico, è venuto a mancare. Ragazzi, è morto il papà di Richard e di Eric, è morto il compagno, il marito di Amelia, è morto, direi, non voglio dire finalmente, vai qui ferocemente, dai. Però sapevamo che sarebbe successo, butta via e ripulisci. In questo momento, tra l'altro, ragazzi, io avrei voluto... cerchiamo... Oddio, sta distruggendo casa lui. E lei è molto impaurita, scappa. Lei è molto impaurita perché non ha mai visto Richard in queste condizioni. Raga... Io volevo fare il matrimonio di questi due giovanotti e cercherò di farlo, nel senso che organizzeremo. Oddio, sta distruggendo qualsiasi roba. Lei è veramente infuriata. Bomba rabbiosa per la stravaganza della bomba. Adoro, 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 adoro. Prendi gli avanzi, mangia qualcosa e diciamo, oddio, lei ha il cuore spezzato, ragazzi. Per 2 giorni saranno tutti tristi. Oddio, no, povera stellina. E beh, il nonno è morto. Allora, ragazzi, io farò una cosa. Vi volevo dire che... pubblicherò in galleria un po' di famiglie e un po' di case, anche perché credo che adesso Amelia è rimasta lì sola, quindi credo verrà a vivere qui da noi, così che possiamo comunque vivere e giocare con lei. Lei è giocosa, ragazzi, in questo momento. Che... I lupi mannari sono straordinari, perché ovviamente è... abbraccia il lupo mannaro fantastico. Vediamo se ce la facciamo. Oddio, lui ha ripreso il controllo. Amichevole, lei lo abbraccia. Abbraccia il papà perché comunque sa che sta succedendo qualcosa. È morto il nonno. Lui è infuriato, ragazzi. Amichevole, chiedi un consiglio. E amichevole, abbraccia affettuosamente. Papà! Papino, papino caro, amore. Raga, dispiace veramente, mi dispiace davvero tanto che Artie sia passato a miglior vita. Comunque erano due sim, sia Artie che Amelia sono due sim fondamentali in questo gameplay. D'altronde Amelia era la protagonista e per esempio Richard era il figlio di Artie, quindi non doveva essere appunto protagonista della nostra storia e invece poi è diventato il protagonista assoluto di questo gameplay praticamente. Andranno al lavoro barra scuola ragazzi, perché comunque è giusto che vadano. Lei in realtà c'ha il giorno libero e anche lui, infatti organizzeremo appunto il lavoro. Lui amo. Perché è incazzato lui? Perdere il controllo. Facciamo una cosa, vai in bagno e raditi, raditi barba e baffi. Ora, io aspetterei che tornino tutti dal lavoro per fare il matrimonio. Anzi, facciamo una cosa, prendiamoci con lui un giorno di vacanza dal lavoro. Cerca per fingerti malato, prenditi un giorno di vacanza, dai. È giusto così. Lui sta giocando, ragazzi, a pallone perché... prendi gli avanzi. Goditi la libertà. Molto bene. Andremo al lavoro e in vacanza, raga. Lei sta piangendo. Molto, molto bene. Amo, vai a dormire. Che se dobbiamo fare il... come dire, il matrimonio, è meglio che tu sia bella riposata. Bacia, bellino. Fai dell'immersione, rompi, fai una doccia veloce. Dai. Tetto quotidiano della vita raggiunto. Lui sta mangiando, raga. Adoro. Mangia torta, che si stava a mangiare gatto.
Cosa sta facendo? Pensa al membro della famiglia, perché giustamente dice chissà come starà mio fratello. Infatti gli mando un messaggio, dai, invia un SMS. Lui mica sa che il fratello ha ucciso la sua ex compagna. Oddio, peggio de... peggio di... Fai la cacca bestiale. I lupi fanno solo cacca praticamente in questo gioco. Dicevo, peggio di Beautiful praticamente. Questi si uccidono tra di loro e praticamente combinano la qualsiasi, raga. Selma e David, chiamiamo nostro padre. Tanto tra un po' dovremo organizzare il matrimonio. Appena torna la piccola, facciamo appunto il matrimonio. Lei cosa si sta mangiando? Amo, te stai ingozzando torta prima della festa di matrimonio. Ecco cosa potremmo fare. Si abbracciano, usa il bagno e forse dovremmo ordinare la torta nuziale. Vediamo se lo possiamo fare dal ordina. Vediamo, acquista medicina, regali, plopsie, semi, roditori, agricoli, abnormi, libri, bellezza, parti per la giornata. Torta nuziale. Secondo me una bella torta nuziale con cuscino. Madonna, sa più di... Ecco, più questa. Torta nuziale da spiaggia. Why not? 175, direi viola. Voilà. Ce l'abbiamo. Adoro, adoro. Amo, basta che non te la magni, nel frattempo. Mangiati sto pezzo di torta piuttosto, così mi diventi come si deve. Interesse guadagnato. Questa settimana Gin ha guadagnato 447 simoleon per gli interessi. Adoro. Tra l'altro ho cambiato un po' la cameretta, nel senso ho aggiunto il letto grande, raga, e qualche dettaglio del kit delle decorazioni. Lo facciamo ovviamente organizzare a lei. Cosa sta facendo? In tutto questo tu potresti stringere amicizie. Lo so che non è il momento più adatto, mentre tu potresti programmare, amica. Amico, cioè, scusami. Dov'è programma? Esercitati nella programmazione. Lei invece dovrebbe ottenere il giorno dopo, però, una promozione. Secondo me ottiene una promozione, raga. Allora. Lo so, lei... Oddio, ma lei quando torna? Ah, alle 15, porca mia, pensavo alle 14. Vabbè, ci può stare. Butta via, puzza via. Si stava facendo un pisolino? Amo, però sono tutti tristi. Piangi a fiumi. Piangi a fiumi come se non ci fosse un domani. Amica, eliminiamo i graffi da questo letto e fai un disco pisolino, dai. Laila è tornata a casa, voilà. Voilà, mangerà al matrimonio. Ok, organizziamo il matrimonio, raga. Attività sociale. Pianifica eventi nuziali. Raga, è giusto che noi ci mettiamo a fare come dire, la cerimonia nuziale. Poi vediamo se fare il ricevimento. Innanzitutto, 1000 simoleon per la cerimonia nuziale. L'imortè, sim d'onore. Sean Wright, l'avevamo detto. Officiante, non l'abbiamo. Non l'abbiamo. Oddio! Ah, non ce l'abbiamo. Sim dei fiori, Jill Vimes. Damigella, Damigello, Damigella, Eric Vimes. Ospiti. Porca miseria. Allora, la famiglia. Luca, direi di no. La famiglia. La famiglia. Jade, sicuramente. David, Amelia e Selma, che sono i nostri amici. Perché gli altri ovviamente ci sono in quanto i nostri fratelli sono officianti e quant'altro. Ah no, Caperini. No, ok. Così. Vogliamo invitare qualche amico? Perché invitare degli amici? Quando possiamo essere. Peccato l'officiante, porca miseria, ci daranno un officiante d'ufficio, immagino. Quante robe abbiamo da fare? Assai. No, no, amica, modifica l'abito. Io voglio il secondo, l'abbiamo scelto apposta. Amica mia, amica, il secondo abito, questo. Ah, voilà. E dobbiamo fare anche lui, nello stesso modo. Raga, è la prima volta che lo faccio, quindi... Vediamo. Certo, potevo decidere, come dire, all'inizio che fosse il primo abito da elegante.
Abbigliamento degli ospiti. Raffinato, o bohemian, raffinato. Ma io l'avevo modificato l'abito. Seleziona torta, nessuna torta nuziale. Colore. E io andrei sul rosa. Modifica l'abito. Perché non me lo fa modificare, raga? Me li fa sposare così? Io li cambio, quando arrivo, nel caso. Io per ora lo seleziono. Ho messo tutti in viola, non so perché, secondo me usciranno delle cagate assurde. Tra l'altro tutti raffinati, secondo me avranno tipo pezzi di vestiti agghiaccianti. La torta nuziale io, ragazzi, l'avrei anche nell'inventario. Dopo aver finito di organizzare la cerimonia nuziale, clicca su... Vabbè. La residenza, ritrovo nuziale, secondo me il migliore, perché tutti gli altri, raga, non so se ci sono le cose giuste, siccome questo è quello del spazio comunitario, dai, andiamo così, vediamo cosa ne esce, raga, è un esperimento, è la prima volta che organizzo questo tipo di matrimonio, vediamo come se vestano gli invitati, vediamo se ci danno un officiante d'ufficio, a questo punto penso proprio di sì. Questa è la cerimonia, raga. Ok, allora. Amica, questo è vestito bene, questo è vestito bene. Tu potresti magari, tipo, cambiarti gli abiti. Cambia abito, mettiti. Te l'ho messo apposta. Si cambiano, secondo voi? Non so se si cambiano, sapete? Secondo me se ne stanno andando tutti via. Allora, lì c'è un... C'è questo, eccolo qui. Allora, attività cerimoniali. Prendete posto, arco nuziale come nelle favole, davvero. Qui, vediamo se riusciamo a fare questa roba, raga. Vediamo se è bello, come si dice, è buggato oppure no. Si stanno sedendo tutti, il che mi interessa. Poi... Attività cerimoniali, fai che gli ospiti ballino, lancino il riso, soffino le bolle, raduna la navata, raduna per i discorsi, ok, raduna la navata. Io credo sia questa. No, attività cerimoniali, prendete posto, era giusto. Che ansia, cammina verso l'altare, manda verso l'altare, manda lungo la navata, due sim, un sim. Mandiamo Richard Bimes. Hanno preso posto, raga. Vediamo un attimo. Non so che cosa sta succedendo, raga. Che cosa. C'era anche questo, in effetti. Raduna la navata. Allora, aspettate. Bellino anche questo. Ok, un attimo. Scambia le promesse. No. Attività, raduna per il ballo. Prendete posto qui. Dato che ci sono, raga. Gli avevo mandati di nuovo a sedersi di là, raga. Stiamo impazzendo. Vediamo se ce la facciamo. Attività cerimoniali, prendete posto. Lo rifaccio. Arco formale. Poi, appunto, attività cerimoniali. Ce ne sono altre. Raduna del lino di chiusura. Raduna per la torta e ora di mangiare. No. Cammina verso l'altare. Vabbè, lui l'ha già vista, raga. E attività cerimoniali. Non so dove stiano andando. Attività cerimoniali. Fai che gli sposi balli. No? Oddio, raga. Scambia le promesse. No? Vai qui. Ma ce la possiamo fare? Facciamo una cosa. Scambiamo le promesse. Dai. Scambia le promesse con l'officiante e bacia. Scambia le promesse e bacia. Dai. Chi se ne frega degli invitati, raga. Io devo fare la fotina. Si stanno scambiando le promesse, patatini. Devo mettere pausa nel momento giusto. Che fanno? Sono incazzati? Oddio! Crollo emotivo! Ma perché, amica? Perché pianifica l'evento nuziale? Scambia le promesse e bacia, amica. Andiamo. Forza, sposati in qualche modo.
Oh, patati, si stanno sposando. Raga, è molto molto carina questa roba. Forse programmare un po' meglio. Oh, bellini. Bellini, che teneri. Questa sarà la nostra foto di copertina. Ma prendete posto, vi prego, venite a prendere posto qui. Dove sono tutti gli altri? Secondo me se ne sono andati tutti via. Amico, almeno tu. Tu che sei diverso, vieni qua, almeno voi due. Raga, che brutto matrimonio. Ok, non l'ho mica capito, raga, come si fa? Ho creato un po' di casini anch'io, eh. Si sono sposati! Si sono sposati con questo anello. Attività cerimoniali. Fai che gli ospiti lancino il riso, vediamo se ce la possono fare. Ma non voglio diventare il tuo migliore amico. Oh, si sono seduti adesso che è finito tutto. Bellini, attività cerimoniali, fai che gli ospiti lancino il riso. Ce lo lanciano, sto cazzo di riso. Raga, che tristezza questo matrimonio. Agghiacciante. Agghiacciante. Il posto è molto bello, raga. Però non si può guardare. Non riesco a capire che cosa dobbiamo fare, sinceramente. Perché qui è tu, guardate, è tutto giusto. Servi tutto. Serviamo tutto, vediamo se ci fanno mangiare, tipo. Raduna per i discorsi. Tutti quanti, dai, facciamo un bel discorso. Questi stanno a fare un brindisi. No, stanno a mangiare. Magnati, prendi una porzione. Ma perché gli invitati non vivono la festa? Dov'è? Perché i nostri genitori? Tra l'altro i fratelli se ne sono andati, raga, ma tutto a posto. Vabbè, stanno magna loro, che sono la famiglia. Adoro. Raga, ci faremo andare bene questa roba. Attività cerimoniali, raga, inutile proprio. Raduna per il primo ballo. Dai, forse riusciamo a farlo, sto primo ballo. Balleranno. Questi stanno parlando, raga, non stanno... Cioè, proprio niente. Sentimento acquisito. Ma possiamo, non lo so, ballare. Balliamo, facciamo un primo ballo. Raduna per il primo ballo. Dai, forse gradisce la chitarra. Sì, ma non fanno niente, ragazzi. Non fanno niente. Questi stanno seduti qua come se non ci fosse un domani. Bacio coniugale, proviamo a dare il bacio coniugale almeno. Dai, dai, proviamo a dare il bacio coniugale. Niente. Raga, bacio coniugale. Dai, proviamo anche con lui. Bacio coniugale. Forse ce la fanno. Forse almeno il bacio coniugale ce la possiamo fare. Se ci fossero degli obiettivi sarebbe meglio, eh? Oh, tutti applaudono. Raga, che tristezza. Oddio, oddio, gli ha dato una pizza in faccia. No, vabbè. Bellini, bellini. Sì, molto carini, molto carini. Attività cerimoniali. Io voglio che ci lancino il riso. Porca di quella miseriaccia. Cosa fanno? Va a dormire qua. Lei si è messa a dormire. Che tristezza. Ma questi poi si sono fissati, cioè stanno fermi. Ma raga, ma anche a voi il primo matrimonio è così, un po' buggato. Ma mi auguro di no, ragazzi. In tutto questo c'è Jade. Ok. Proviamo a fare una cosa con Jade. Accarezza la guancia, visto che ci troviamo. Un po' come il lancio del buco. Ma sono bloccati. Sono bloccati, ama. Manda, corri verso, cammina verso l'altare. Manda verso l'altare, cammina. No. Allora, fantastica sulle nozze. Io volevo per l'appunto attività cerimoniali. Fai che il sim smetta di sedersi. Tutti fate che il sim smettano di sedersi. Ecco cosa dovevo fare. Se stanno andando a magnà, che cosa stanno andando a fare? Romantico? Bacia. Visto che ci siamo, tu però comunque ti potevi almeno mettere, non lo so, un abito formale.
Così. Che cosa sta facendo? Chiacchiera. Vai, vai dalla tua Jade. Bellini che si baciano. Ed è arrivato il momento. In tutta questa, in questo romanticismo bacia, raga, non lo faremo mai, ovviamente. Impressione con la bravura nei videogiochi. Proponi le nozze. Raga, è arrivato il momento di proporre anche noi le nozze alla nostra Jade, che ha accettato. Tra l'altro, una bona pazzesca. Ovviamente sarà una cerimonia fatta al comune, veloce proprio, senza tutti questi eventi agghiaccianti. Bacio appassionato. Se lo meritano, ragazzi. La festa qui è finita, possiamo andare in pace. Ovviamente quello che Jin sta facendo, ovvero cagare. oddio, che agghiaccio! Ovviamente parla a lui. Chiedigli un altro sim. Oddio, che cosa c'era scritto? C'era un. Congratulati per il matrimonio. Dai. E quello che lei gli dice, dice: guarda, romantico, bacio appassionato, dovremmo dire a tua madre. Ora siete coniugi, con davvero il giorno più bello della vostra vita, come si suol dire. Chiedi di un altro sim, chiediamo di Amelia. Ovviamente lei dice: forse dovremmo invitarla a vivere a casa nostra. Tanto comunque Sean e Jade si vogliono sposare. Amelia mi piace piuttosto in gamba, ci mancherebbe, e anche tua madre. E quindi, appunto, ragazzi, tocca un dito con la zampa, con un piatto con la zampa. Questi stanno tutti dormendo. Io direi che li farei tornare belli belli a casa. Non ci sarà luna di miele, ragazzi, non voglio viaggiare. Mi spiace, qua c'era tutto un. I nomi dei nostri sim. Il posto è molto bello, peccato che non l'abbiamo sfruttato al meglio. Poteva andare molto meglio, ragazzi, questo matrimonio, ma voi sapete che io con gli eventi sono un po' agghiacciante, sono un po', non dico incapace, però il gioco non mi aiuta. Almeno degli obiettivi nell'evento potevano metterli. Secondo me è un bug. Comunque, cosa sta succedendo? Nuovo mal di zanne. Per essere una lupa mannaro, scatto di crescita. Scatto di crescita? Bestiale. Adoro, adoro. Bene, io direi, ragazzi, che possiamo cercare di avere un figlio con Jin. Non sto correndo, è semplicemente perché dal prossimo episodio passeremo anche all'altra famiglia, quindi ci sarà un bel po' da farsi, come dire. Nel senso che quando li ritroveremo avremo Amelia a vivere in questa casa al posto di Sean. Ovviamente Sean sarà andato a vivere con Jenna, ho già preparato qualcosa, quindi raga, avremo una terza famiglia, tra virgolette, con cui giocare, ovvero quella di Sean e Jenna. Jade Rosa, non Jenna. Che noia questa roba. Dormi, dormi. Va bene, ragazzi, io direi che possiamo terminare qui con questo episodio. Spero che comunque in tutto sto caos voi vi siate divertiti e questo episodio vi sia piaciuto. Fatemi sapere se anche a voi il mio matrimonio è così complicato come Gamepak. Io lo vorrei studiare meglio, però ogni volta dobbiamo far sposare i sim. E adesso non mi va di far sposare anche con il mio matrimonio Sean e Jade, perché sennò il nostro gameplay è solo di matrimoni. E niente, raga, come al solito vi invito a iscrivervi al canale, di mettere un mi piace, di commentare. Fatemi sapere cosa ne pensate. E se volete c'è il tasto super grazie o il link di Stan Gaming se volete farmi una sorta di regalo natalizio o di fine anno. E niente, raga, io vi mando un bacio dal vostro Nedanzo e noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!